Il DJ porta gente? È una domanda che si sente fare spesso e spesso viene accomunata a molte critiche da parte di chi lavora nel nostro settore. Però la risposta non è così scontata come sembra. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Il DJ porta gente, deve portare gente? Beh, mi dispiace, ma la risposta purtroppo, tra virgolette, è sì. Il DJ deve portare gente. Attenzione perché c'è una spiegazione a tutto questo. Portare gente non vuol dire mettersi a spargere volantini, telefonare uno per uno le persone, stare alle liste o stare a dare le drink mentre si dovrebbe pensare soltanto a suonare. Questi sono tutti i compiti dei PR, come dedicarsi ai tavoli, alle prenotazioni, eccetera. Portare gente non vuol dire che il DJ debba fare il PR. Lo può anche fare, non è un crimine, ma sono due figure distinte e tali devono rimanere. Il DJ può partecipare all'organizzazione di una serata o di un evento, può partecipare anche alla gestione economica di una serata o di un evento e quindi avere tutti gli interessi che l'evento funzioni. Però è evidente che deve pensare a mettere la musica e a farlo nel modo migliore possibile. Non può sostituire il fare il lavoro da DJ con le sue doti di comunicatore e di aggregatore di persone. Il DJ deve portare gente in un senso un po' più lato. Se pensiamo ai grandi nomi, loro hanno un cachet che fa una gara tutta sua che non è neanche commensurabile a quello dei piccoli lavoratori dello spettacolo, nel quale hanno tutti gli interessi perché l'evento funzioni e molto spesso hanno anche una quota. Se si parla di un festival, se si parla di un evento, eccetera. Di conseguenza il cachet è anche legato alla riuscita dell'evento. E in questo un buon agente cerca di far valere i propri diritti e di quelli del suo assistito, cercando di strappare l'accordo migliore possibile. E di conseguenza, se sei iscritto alla pagina o alla newsletter di un artista, molto spesso ti arrivano anche gli inviti ai suoi eventi. Cercando di calarsi in un contesto un po' più basso, diciamo così, non c'è nessun crimine ad invitare le persone alle proprie serate. Se per esempio vai all'Ada di Amsterdam e hai modo di parlare con chiunque è lì in qualche modo per portare la propria etichetta, la propria musica, eccetera, chiunque ti inviterà alle proprie serate e ci terrà che la propria serata funzioni. Quindi non soltanto occuparsi dell'aspetto musicale. Erano belli i tempi in cui ognuno poteva delegare a qualcun altro che poteva occuparsi soltanto delle questioni di comunicazione, di management, eccetera, ma adesso non è più così possibile data la crisi che ha imperversato nel nostro settore. Comunque sia, anche a livelli veramente locali, se ti crei il tuo nome, ti crei il tuo brand, ti crei il tuo stile e riconoscibilità, in qualche modo le persone ti seguono. Avranno piacere di trovarti qua e là e in qualche modo anche entrare in contatto con le persone e mantenere questo contatto fa parte del lavoro e fa parte della figura che stai costruendo giorno per giorno. Significa associarsi ad uno staff di pubbliche relazioni? Non necessariamente, ma può essere una soluzione. Quando hai dei PR o degli organizzatori che vengono a chiamare te perché sanno come lavori e sanno che porti loro quel risultato di cui hanno bisogno per rendere il loro evento, la loro serata piacevole e funzionale al 100%, ecco che hai vinto, perché in qualche modo riesci ad avere una serie di serate o persone che ti portano in giro qua e là a seconda degli accordi che prendono, perché loro vogliono te. E in qualche modo sì, diventi legato a un gruppo di pubbliche relazioni con tutte le dinamiche di instabilità che ciò comporta, però avere qualcuno che porta la gente per te o dove ci sei te è molto utile nel crearsi la propria figura professionale. E allora non dico di approcciarsi a loro, ma quando lavori in un contesto, essere in buoni rapporti con i PR e cercare di farseli amici nel senso buono del termine può essere qualcosa da ricercare. Ora, è evidente che non si può portare gente sempre dappertutto. Per chi come me che ha 20 anni che suona e a volte capita anche le 4-5 date a settimana, è difficile tu possa riempire sempre locali ovunque, anche perché altrimenti faresti un altro mestiere che è molto più redditizio. Non puoi pretendere di spremere i tuoi amici, i tuoi contatti come dei limoni
portartene dietro ogni volta che suoni non è umanamente possibile. Quindi più lavori e più sarà spalmato il tuo potere di aggregare le persone. Però più lavori, più avrai persone che saranno degli clienti, degli aficionados che ti seguiranno sempre ogni settimana e magari ti trovi ad essere in un posto dove le persone ti conoscono e in qualche modo già si fidano di te e sanno che già farai un bel lavoro. Costruirsi una rete di contatti è fondamentale per il nostro lavoro quotidiano. Poi, se diventi un nome di livello internazionale che giri il mondo qua e là, non ne avrai così bisogno, quantomeno di una rete di contatti locali. Però comunque sia una rete di contatti di persone che hanno piacere a trovarti o hanno piacere di lavorare con te, va portata avanti, va perseguita anche proprio strategicamente. Chiunque i migliori DJ di qualsiasi genere sono anche degli ottimi venditori di se stessi e se non hanno comunque una diretta rete di organizzazione di eventi, di spettacoli o di pubbliche relazioni, sicuramente ci sanno fare nel tessere dei buoni rapporti con loro. Ecco quindi in conclusione che il portare gente non è un crimine se fatto secondo i termini corretti. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.